Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nostri video. Ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti. Allora ragazzi, oggi siamo qui con un video, un tipo di video che non abbiamo mai fatto. Esatto, un video tag. Sì, The Aquarius ci spiegherà, scusate, nel frattempo la gattina si è sfracellata. Come dicevamo, The Aquarius ci spiegherà il tutto. Allora, praticamente, innanzitutto ringraziamo Giovanni Maestrino, uno youtuber bravissimo che fa recensioni, innanzitutto appassionato di Saint Seiya e Midnight. E nel suo canale lui recensisce praticamente i Midnight e devo dire che li recensisce molto bene. Sì, è molto bravo. Essendo appassionato naturalmente, quindi vi invitiamo a seguire il suo canale Midnight Chronology. Spero di averlo pronunciato bene, mi si è un po' impappinato. Tanto poi sotto metteremo il link. Qui sotto troverete il link del suo canale e mi raccomando seguitelo perché è bravissimo e naturalmente vedete quasi tutti i cavalieri praticamente, perché credo che abbia recensito non l'intera gamma, ma ci si manca poco, manca poco. Sì. Devo dire che anche se non lo conosciamo di persona, dal video deve essere veramente, sicuramente una brava, brava persona. A voglia. Ciao Giovanni. Allora, di che cosa si, per chi non avesse visto già il video di Giovanni, diciamo che praticamente sono 10 domande inerenti ai Midnight e al mondo, no vabbè, ai Midnight naturalmente che è legato al mondo Saint Seiya. Certo. Quindi io direi, senza perderci tanto in chiacchiere... Sì ragazzi, cominciamo con le domande, anche perché sono 10 e quindi porteranno via un po' di tempo. Esatto. Allora, io leggerò la domanda e a quale sarà il primo a rispondere. Ok. Allora, iniziamo con la prima domanda. Vai. Se fossi costretta a tenere con te solo 5 mit tra quelli che possiedi, quale sceglieresti e perché? Allora ragazzi, io se proprio dovrei solo averne 5 come proprio scelta residua, io terrei i 5 di bronzo, ma non proprio i V1, ma non per bellezza in sé del cavaliere o per un qualcosa di speciale, ma semplicemente perché il tutto nasce, cioè la passione dei cavalieri nasce dai 5 cavalieri di bronzo. Io ricordo quando iniziai a vedere il cartone, ancora dei cavalieri d'oro si sapeva poco, li vedevi nei negozi di giocattoli, neanche capivi bene il perché vendevano questi cavalieri d'oro quando tu vedevi solo i cavalieri di bronzo. Ricordo che ero arrivato all'isola della Regina Nera e c'erano i cavalieri neri, ma i cavalieri d'oro ancora non se ne vedevano. Anzi, c'era la vecchia armatura, quella del Sagittario, quella un po', insomma, un po' massiccia, un po' così. E quindi ecco, proprio per un fattore, diciamo così, affettivo, tutto nasce dai 5 di bronzo. Eravamo molto piccoli, comunque quando andavo in onda d'Italia per la prima volta eravamo piccoli, certo, bambini, certo, praticamente. E quindi è normale, rimane più in me impresso questo. Beh guarda, io la penso come te e mi piaceva molto Pegasus, comunque sì, i 5 di bronzo nasce tutto da lì. Quindi la loro, com'è nata la loro amicizia? Pegasus credo che sia proprio il più odiato per tutti quanti. No, non è vero. Beh, perché è cocco di Atena. Però sì, è vero, comunque parte tutto da quelli di bronzo, quindi anche io la danzo come il nostro Aquarius. Esatto. Allora, andiamo con la seconda domanda? Vai! Allora, seconda domanda. Quali tra i Midnight usciti non potresti fare a meno di avere e perché? Credo il nostro Aioia del Leone, perché è stato, diciamo così, il primo. Dopo, sì, il primo cavaliere d'oro, diciamo, a fare la sua comparsa dopo. E sembrava strafigo in confronto a quelli. Dopo aver visto l'armatura del Sagittario, però il primo cavaliere che compare poi sulla scena è Aioia. Con i suoi colpi alla velocità della luce, cioè abituata in bronzo, insomma, i cavalieri di sembrava imbattibile. Ha un fascino, insomma, anche lui. Da bambina avevo una cotta. Mi piaceva molto, è vero. Vabbè, per questo c'è ancora una cura. Vabbè, viva. E quindi scelgo lui, il Cavaliere del Leone. Io invece sono indecisa anche con Gemini. A me piace molto Gemini anche, perché così maledetto, tra il bene e il male. Non so, mi piace anche molto Gemini. Non la pensi con me? Vabbè, non lui mi è... piace.
giustamente, ognuno ha i suoi gusti. Certo, certo. Allora, i miei sono migliori, però. Certo, ragazzi, diciamo, bene, andiamo avanti, che è meglio, che è meglio. Allora, terza domanda. Se tu dovessi fare il proverbiale gioco della torre e buttare giù ad uno tutti i tuoi myth, qual è l'unico che salveresti e perché proprio quello? Beh, io direi innanzitutto il muro dell'ariete, così quando cascano lui può ripararli. Certo. No, scherzo, scherzo. Terrei Shaka. Terrei Shaka perché il suo ruolo diventa fondamentale non solo nella serie, lui è fondamentale. Ok. Quarta domanda. Vorrei sapere da te quali sono i 5 cavalieri preferiti, a quali ti senti più legato e magari motivare il tutto. Beh, non voglio essere ripetitivo, quindi non nomino più i 5 di bronzo, quindi li escludo perché li ho messi nella prima risposta, anche se potrei metterne qualcuno di loro anche in questa. Però vabbè, lasciandoli fuori metterei vabbè, Sagitter, perché comunque sia anche lui ha il suo fascino, tutta la storia sì, parte anche da lui, di Micene, no? Che salva la dea, l'armatura, il ricordo del fratello, esatto, questa sorta poi di mistero che si crea attorno al personaggio, che poi un po' tutti hanno voglia di vedere, anche per esempio in Soul of Gold sì. Noi aspettavamo di vedere Micene, che anche lì ce l'hanno fatto vedere 8 proprio secondi, pochissimo 8 secondi, cavolo, e cioè, dopo 30 anni alla fine, però insomma l'abbiamo visto. Uno è lui, il secondo è il buon Camus di Aquarius, e non so perché, però alla fine il suo gesto di aiutare Crystal a suo modo duro, però è un gesto, anche se forse però è un gesto altruista, e mi è rimasto impresso, così come mi è rimasto impresso Milo di Scorpio, anche lui sempre con Crystal per le nuove vicende delle 12 case. Milo di Scorpio proprio piace non solo come armatura, l'armatura la trovo fantastica, ma anche le mosse, quando fanno vedere per esempio la scena che distrugge l'isola di Andromeda, se non ricordo male ora, che si mette nella posizione che non ci faranno mai più vedere, che dovrebbe essere forse... Che Paganini non ripete. Dovrebbe essere quella forse la vera mossa di Scorpio, il sacro Scorpio, non la cuspide scarlatta. E quindi ecco, il terzo è lui. Lui mi piace molto anche in Soul of Gold. Sì, sì, sì. Perché alla fine questo carattere che non vuole cedere, combattivo, anche se sta per il fin di vita. Ma anche nel film, la sua versione diciamo così femminile, la nuova versione dell'armatura che hanno fatto nel film, anche quello a me piace molto. E anche in Omega non mi dispiace, perché la serie non sia il massimo. Il quarto, vado un po' fuori gli schemi, Artax di Asgard, anche se non è canonico, sappiamo, eccetera, 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 però Artax mi piaceva molto perché aveva questa facoltà di usare sia il fuoco che il ghiaccio, e è uno dei cavalieri che mi è piaciuto di più nella saga di Asgard, appunto, e lo metto quindi tra i 5. E come quinto... Come quinto sono molto indeciso. Io metterei Phoenix. Ma fa parte dei 5 di bronzo, che li abbiamo esclusi. Quindi come quinto, escludendo lui, metterei Canon. Canon è un personaggio, ragazzi, diciamolo, fantastico. Sì. È proprio... Sì, è vero. Mi piace molto. Appare del fratello, anzi, forse... qualcosetta forse di più per le sue vicende, anche perché poi diventa buono, addirittura combatte contro gli X-Petter, come combatte la Canon. Sì, ok, abbiamo detto tutti e 5. Allora, ma possiamo andare con la quinta domanda. Secondo te Bandai valuterà mai seriamente la possibilità di realizzare i 5 bronzi V1 in versione X? Allora, secondo me saranno costretti a farlo perché, come vedete, ad esempio se vedete questo qui non è Bandai. Questo qui è S-Temple e ne abbiamo preso uno per vedere com'era realizzato, perché sì, avevamo letto delle recensioni molto positive. E come vedete,
adesso non li mettiamo vicino, l'originale è questo, ma sono fatti molto bene. Ed ora stanno facendo quelli della Click Toys, che sta facendo davvero dei bei prodotti. Per esempio, se guardate la divina di Pegasus in confronto a quella Bandai, anche perché una è X e una no, c'è un bel divario. Quindi io credo che Bandai sarà costretta a fare il V1, che lo voglia o no. Sì, anche perché insomma il mercato sta diventando competitivo. Esatto. Fino a qualche anno fa comunque c'era Bandai. Esatto. Il resto non è che... Invece questo veramente, ragazzi, se lo mettete vicino all'originale si fa fatica. Sì, tranne per la leggera colorazione dei piedi, che è leggermente più scura del resto. Ma potrebbe essere anche un difetto nostro, diciamo così, della nostra copia. Però il resto è uguale, ragazzi. Sì, sì. Allora, ragazzi, sesta domanda. Cosa ne pensi delle ristampe V1 appena annunciate dalla Tamashii? Avresti preferito le versioni X direttamente o meglio dare spazio a chi se li è persi? Allora, mi dispiace a me per tutte le persone che hanno perso il V1, però io a questo punto avrei fatto direttamente le versioni X. Perché? Semplicemente perché conosco molte persone che stanno dando via le versioni vecchie per prendere le versioni X. E a questo punto, secondo me, chi doveva fare le versioni classiche le ha fatte, ragazzi. Le versioni classiche è tanto tempo ormai che sono sul mercato. Invece gli X anche, i d'oro, ma c'è proprio una mancanza di X. Vedete quanto abbiamo aspettato Camus in versione surplice. Quindi c'era gente che aveva perso la speranza. Esatto. Secondo me invece era ora proprio di stampare i V1X. Myth odiato e Myth che sogni, ma che pensi non arriverà mai? Allora, Myth odiato come Myth e non come personaggio, intendiamoci bene, è Bennu della serie Los Canvas, perché il suo personaggio, ragazzi, è una cosa incredibile, cioè specialmente nella parte davanti salta in continuazione, quindi... No, ma ragazzi, come si qualsiasi parte tu tocchi, tu se decidi di spostarlo dici oh mio Dio, solo che lo tocco praticamente... Ci vuole una squadra di esperti se poi volete spostarlo, ragazzi, e cambiare posizione, è proprio un... montaggio assurdo. Dovevano fare qualcosa di più semplice, secondo me. Non va toccato, una volta che tu lo metti e rimane, tu hai il terrore di guardarlo perché pensi che si smonta. Esatto. Anche solamente con la vista. È quello che proprio ti fa perdere e invece la serenità. Quello che sogni? Quello che sogno? Beh, io qui esco un po' dalla domanda, non ne sogno uno, io proprio gradirei i miti di Las Canvas. È la serie, anche se sappiamo che non, insomma, il continuo ufficiale, il Next Dimension, eccetera, eccetera, però secondo noi i personaggi di Los Canvas e le loro armature, anche se poi sono praticamente uguali, però hanno qualche differenza, secondo me sarebbe una cosa che gli appassionati acquisterebbero. Sì, beh, anche almeno io acquisterei. Sì, sì, sicuramente. Fish è fantastico. Alba Fica dei Pesci, Manicoldo di... Che ecco, ragazzi! Addirittura va a combattere con Thanatos. Che guarda, io sono del cancro, Ipnos, ragazzi. Il cancro è sempre infame. Invece almeno lì la scampa. No, ma hanno proprio tutto un altro spessore. Il cancro un po' buonino, ragazzi. Cavolo. Fate il continuo di Los Canvas. Magari. Allora, passiamo all'ottava domanda. Se dovessi creare tu una nuova serie di Santi Seiya, quali personaggi ti piacerebbe introdurre e creare? Beh, ragazzi, partendo dall'ambito... Difficile questa domanda. No, secondo me invece è facilissima, nel senso che abbiamo nella mitologia, oltre a quella greca, a quella sumera, a quella induista, cioè potremmo creare una vastità sì, di dei e di cavalieri, quindi, che combattono appunto per i loro dei, cioè sarebbe una... Le possibilità sono infinite. È vero, è vero. Un Gilgamesh, un cavaliere, cioè nel senso, sì, Dio Enki o altre cose, cioè possiamo creare, abbiamo... Basterebbe conoscere bene la storia. Sì, certo, vabbè, ma è normale che si romanza e si lavora, sì, anche di, sì, fantasia, però insomma... Una base serve. Di mitologia ce n'è. Beh, sì, avresti a voglia serie.
veramente. Esatto. Allora ragazzi, passiamo alla nona domanda. Cosa ti aspetti dalla Bandai? Meat o Sailor? Meat, perché Sailor, bene o male, le uscite ci sono anche con le ristampe, lo scettro, eccetera, eccetera. Abbiamo visto in questo periodo, insomma, non mancano certo personaggi di Sailor Moon, mentre con i Meat siamo rimasti molto, molto fermi, a meno che non si voglia mettere dentro la serie di Soul of Gold. Però la serie di Soul of Gold è cosa ben diversa da questa serie, ovvero dalla serie classica, e della serie classica ci mancano ancora i Cavalieri del Mare, che ne sono usciti praticamente solo Canon e Siria, e ci mancano i Cavalieri di Asgard, ci mancano i V1, potrebbero fare i Cavalieri Neri, quindi io mi gradirei che la Bandai finisse questa serie e l'ampliasse, così come stava facendo per la serie classica. Sì, sì, è vero, anche perché l'ultimo uscito è stato Aquarius. Aquarius, manca ancora molto. Fish, ma poi hanno fatto... No, anche proprio a tempi, comunque è vero, Sailor Moon ogni tanto qualcosa esce, invece sì, non è Sailor uscito Moon Camus. Ha una certa regolarità. Adesso ragazzi, mi sembra che dobbiamo aspettare marzo-aprile per Minos. Forse. Anzi, che poi comunque, anzi è passato pure breve tempo fra i due cavalieri, però insomma era parecchio tempo che non usciva niente. Sì, però ecco, fanno queste, cioè nel senso, adesso è uscito Camus, ora esce Minos, ok, è sempre un surplice, però lui è un generale, allora prima di Minos avrebbero potuto fare Fish, dopo mi fai, e già hai fatto Radamantis, cioè nel senso avremo un po' più di coerenza in questa serie da parte di Bandai. Sì, anche perché uno solo dice, cavolo, per finire la collezione... Bandai, faccela finire! E poi tornando alle Sailor, comunque sono d'accordo con Giovanni. Delle Sailor comunque anche lì però ci sarebbe tanto da lavorare, perché sono d'accordo con lui sul fatto che escono sempre i personaggi, diciamo, principali. Certo. Che non mettono certo mai, diciamo, gli antagoniste. Che comunque anche lì ci sarebbe molto da lavorare. Da lavorare, mi sono, scusate, sono... Sì, molte volte si sottovalutano gli antagonisti dei protagonisti nelle serie, quando invece... E proprio sarebbe bello avere sia i buoni che i cattivi. Anche perché così per me la serie è completa. Anche personaggi magari con meno rilevanza, però se uno fa la collezione, ragazzi, la collezione sicuramente la vuole fare tutta. Quindi anche i personaggi che si sono visti magari un po' di meno con un ruolo sì, un po' più marginale. Sì, le Sailor sembra come se non fosse mai completa. Cioè, complete sì, ok, le 5 eroine e il resto che arrivano dopo, però è vero, no... Sembra sempre un po' incompleta. No, ma anche ritornando al mondo Senseiya, anche qui potrebbero fare un Kiki. Sì. Potrebbero fare un Cassius, invece di prendere le statuine da altre parti o di altre marche, potrebbero, cioè, nel senso, si potrebbe fare molto meglio a nostro avviso. A livello di Luna. Fiore di Luna, certo. Che poi mi sembra che c'è, non mi ricordo se è Bandai o se è un'altra marca, sono sincera, non lo ricordo. Non lo ricordo neanche. Perché vederla l'ho vista. Però ecco, non ricordo la marca. Allora, passiamo alla decima domanda. In che modo ha influito l'universo Saint Seiya con il tuo universo? E se avessi la parola, scusate, e se usassi la parola viaggio come metafora della vita, quale parte di esso ti rappresenta di più? Allora, che cosa ha cambiato? Beh, non molto. Diciamo che alla mia età, quando guardavo i cartoni animati, i Cavalieri dello Zodiaco furono una cosa un po' particolare, perché oltre a trattare i segni zodiacali, quindi per un bambino magari è anche utile, perché diventa anche una cosa un po' didattica, nel senso tu guardi, ti diverti, ti piace, nel frattempo apprendi, senza volerlo incomincia a prendere le costellazioni, incomincia a prendere tante nozioni sulle varie mitologie che magari quando si è piccoli non è insomma che si va a pensare a quelle interessa cose. Invece magari associare ai cartoni a una canzone. Cioè un conto è guardare un Lamù, rimane più. È un conto, cioè, è guardare i Cavalieri del Zodiaco. Ma insomma ragazzi, come chi conosce insomma i Saint Seiya, anche il modo in cui parlano, sembrano di altri tempi. Sì, quella è, credo che sia una scelta del doppiaggio italiano, che se trascuriamo i nomi, sì, che è una cosa ragazzi comunque, che... Non, speriamo che insomma non si ripeta più l'errore di chiamare Seiya Pegasus eccetera, e, a parte i nomi e il doppiaggio dei colpi, che noi avremmo gradito fossero insomma in originale, nel senso
se Seiya si chiama Seiya, lo devi chiamare Seiya, e se un colpo ha un nome bisogna lasciare quel nome. Però a parte questo, i discorsi fatti, insomma, una sorta di Divina Commedia, molte volte citata tra l'altro nei Cavalieri dello Zodiaco, è un qualcosa che per i tempi, insomma, ragazzi, è di spessore al nostro forse avviso. Servirebbe anche un po' adesso, vedendo insomma la società, i ragazzi di oggi, servirebbe forse un cartone un po' così. Esatto, e quindi diciamo che quella cosa cambia un po' da quando sei piccoli, perché diciamo così ha portato anche un po' di passione verso la mitologia, perché poi ti incuriosisci anche per vedere se le storie tratte erano molto romanzate o comunque poi rispecchiavano la verità. A me curiosità mi aveva messo. Certo, anche quando sentite Atena, poi magari quando a scuola sentite che si studia, che si parla, il vostro professore parla di Atena, magari andate con un eravamo occhio... avvantaggiati, uno diceva sì, Atena. Ma andate anche con un occhio di curiosità in più, proprio perché volete approfondire la storia dell'anime che state guardando. Quindi ha cambiato, sinceramente. E poi... altre cose non le saprei se non avrei guardato i Cavalieri. E poi ragazzi, da adulti ha cambiato veramente tanto la nostra, ha influito veramente tanto. Assolutamente. Perché sì. Comunque da una passione da bambini per l'anime, arrivato poi diciamo da grandini verso i Mythgloth. Sì, poi ragazzi. Abbiamo, perché noi siamo partiti come collezionisti, e abbiamo deciso tramite questa passione. Cioè praticamente ragazzi, se noi abbiamo un negozio di action figure è perché abbiamo iniziato a collezionare i Mythgloth, quindi è vero, le prime cose sono state i Myth. Dopo sono arrivati prima dei personaggi altri. Di Dragon Ball, prima dei robot, prima di ogni altra cosa abbiamo collezionato i Myth, quindi ha cambiato e di molto. Per la forte passione, per quanto ci piaceva il cartone. All'inizio economicamente. ragazzi, perché come saprete meglio di noi, comunque sono cose che... Ma poi ci ha fatto conoscere un mondo e ci ha fatto nascere una passione e... naturalmente anche un lavoro. E abbiamo deciso insomma di passare la nostra, cioè cercare di guadagnare la pagnotta con la nostra passione. E ragazzi, anzi, approfittiamo per ringraziare, se non so se fra i nostri iscritti c'è qualche cliente, grazie. Grazie a tutti naturalmente ragazzi. Perché aiutate noi a realizzare un nostro grande sogno, guadagnare il mangiare con una passione. Beh, detto questo abbiamo letto anche insomma la decima domanda e abbiamo finito qui. Purtroppo ragazzi non abbiamo nessuno da taggare a nostra volta, perché tra i nostri contatti ci sono molti collezionisti ma nessuno in specifico su il mondo dei Cavalieri. È vero, di Myth. Quindi, amici appassionati che abbiamo su, insomma, per amici i Myth, ne abbiamo, però non hanno un canale. Non hanno un canale YouTube. Quindi non vale il gioco. E noi abbiamo finito ragazzi, volevamo ringraziare ancora Giovanni. Grazie Giovanni naturalmente, ancora complimenti e ricordiamo a tutti di andare a vedere il suo canale e di iscrivervi. Sì, perché ragazzi, è molto, molto bravo. Molto bravo, molto professionale e ci piacciono. E poi davvero appassionato del mondo sexy, insomma anche lui vi dirà delle belle chicche insomma su vari aneddoti, varie situazioni insomma. Sì. Ciao Giovanni, ti risalutiamo un'altra volta. E ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Sì, abbiamo fatto questa chiacchierata, questo video, diciamo così. Spero che vi sia piaciuto, se qualcuno non la pensa come noi, naturalmente sotto siete liberi di dare sfogo alle vostre idee. Certo, se non commentate ricordate come sempre 7 anni di sfiga. Certo ragazzi, questa è legge, qui è legge. E ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e visitate il nostro store. E visitate la nostra pagina Facebook, regalateci un Myth versione 1-1 in scala, certo. Immagini bellissimo anche così come l'altro come Aquarius. E ragazzi, detto questo ci possiamo salutare. Oh, ciao a tutti, bruciate il vostro corpo.